E allora? Allora andiamo. E dove andiamo? Andove? Andove? Ma andove vai? Se la banana non ce l'hai. Monica Vitti va alla sesta edizione del Festival Internazionale del Film di Roma, che festeggia gli 80 anni della diva del grande schermo con la mostra Monica e il cinema, l'avventura di una grande attrice, e con la proiezione nel giorno del suo compleanno, il 3 novembre, di Dramma della gelosia, tutti i particolari in cronaca, di Ettore Scola, e Scandalo segreto, il suo ultimo film, di cui è anche regista e sceneggiatrice. E sempre il 3 novembre verrà presentata una sua biografia, intitolata La dolce Vitti, contenente testimonianze dell'attrice, di colleghi di lavoro, amici e del marito Roberto Russo. Da più di 10 anni Maria Luisa Ceciarelli, in arte Monica Vitti, ha abbandonato le scene per motivi di salute, ma rimane protagonista sugli schermi con quei film che hanno fatto la storia del cinema italiano: L'avventura, La notte, Deserto rosso, Noi donne siamo fatte così, La ragazza con la pistola. Ha lavorato con i grandi del cinema italiano, da Antonioni a Dino Risi, a Monicelli e a Ettore Scola. Una carriera piena di successi che le foto esposte nel foyer della Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica di Roma ripercorrono in ordine cronologico, con un allestimento a cura di Anna De Marchi e Antonella Felicioni. Perciò, come direbbe lei, ma dove vai se non a vedere la mattatrice della commedia all'italiana in azione?